Salve ragazzi, io sono Bucci, bentornati nel mio canale e senza perdere tempo andiamo subito verso il nostro prossimo colosso. Il posto sembra interessante, molto interessante. Ora però come arrivo là sotto? Forse a piedi? Scendendo giù? No. Ho abbandonato il cavallo pensando che dovessi scendere a piedi, magari saltando sotto. Invece ho visto dopo, purtroppo, lo stradellino dove passare. Ma è abbastanza problematico con i comandi di questo cavallo. Quindi magari è meglio se lo lascio. Sì. È molto meglio. Ora vediamo dove sta il nostro colosso. Magari dentro quella specie di, la chiamo grotta, sapendo benissimo che non lo è, ma non trovo altre parole. Il cavallo ci taglia la strada. Perfetto. Bravo cavallo. Vediamo se qua c'è qualcosa. Ok, dell'acqua. Muri stretti. Non sembra si possa entrare dentro le pareti a sinistra. Nel caso ci fosse qualche buco per poter entrare, ma non c'è. Proviamo quindi ad alzare magari la nostra spada in un posto sopraelevato per trovare il colosso. E infatti sta da tutt'altra parte e io ho perso anche tempo. Benissimo così. Ecco il colosso. E sembra già molto bello. Non so se è più grande. È il gigante. Il colosso gigante dello scorso episodio oppure questo. Però sì, sicuramente è molto più bello. Non sembra possa salire dalle zampe, ci provo comunque. Immaginavo infatti di non poterlo fare. Però come posso salire allora? Durante il video mi è parso di vedere già quello che dovrebbe essere il suo punto debole, poco prima del collo. Intanto mi si bugga il personaggio nel terreno, cosa stupefacente. Magari si arrabbia con qualche freccia.
Forse sì. Non è che bisogna farlo abbassare per salire dalla testa. Cioè, dalla testa. Da quello che gli scende. Dalla testa. Però vedo anche dietro in fondo, quella che sembra essere la coda, un altro punto dove poter salire. Però come lo facciamo abbassare se bisogna salire da là? Non mi viene proprio in mente niente al momento. Forse potremmo provare ad attirarlo nella grotta, tra virgolette, dove eravamo prima. Noi metterci sotto. Forse si scorda e si abbassa, non lo so. Qua non trovo niente. Cioè niente, non trovo nessun modo per poter risolvere questa situazione. Riproviamo ad aggrapparci magari. No. No, ci abbiamo già provato. Una strategia valida potrebbe essere un nascondiglio sottoterra, come immaginavo. Appunto, ci dobbiamo mettere sottoterra. Per il momento non sembra fare niente. Non si abbassa nemmeno. Almeno sembra. Ma batte sopra questo coso. Non è che magari ci cade sopra. Non sembra subire danni la struttura dove noi ci dobbiamo nascondere. Oppure se lui si porta al centro, la struttura cade e noi riusciamo a salire. Che è sopra di noi è sicuro. Ora bisogna solo capire come salire sopra, dato che non sembra che la struttura vada giù. Si sta abbassando, si è abbassato e noi saliamo da quella che dovrebbe essere la coda. Perfetto, saliamo, saliamo, saliamo. E ora, se non mi sbaglio, il punto debole, infatti già lo vedo, è sul collo, all'inizio del collo, credo. Come ogni colosso cerca di buttarci giù, ovviamente. Non ce la farà mai perché noi siamo troppo pro. Il danno... il primo danno, come su tutti, non è esagerato. Con i prossimi sembra sempre uguale, anche se non lo sto caricando. Perfetto, già ho visto anche il secondo punto, quindi probabilmente questo anche si spegnerà e noi dovremo cambiare quasi sicuramente. O magari se colpiamo subito in testa gli facciamo più danno.
Certo, non mi andrebbe molto di rischiare se dopo devo rifare tutto quanto il giro. Cioè aspettare che lui torna là, si abbassi. Però non gli sto più togliendo niente a sto punto. Ci proviamo. Che culo, signore, grazie. Il danno è molto molto più alto. Perfetto. Se continua a muoversi così, credo proprio che... Ok, anche il secondo colpo è andato a segno. Il terzo ancora no, ma tra poco entrerà anche lui, ne sono sicuro. Ecco il terzo. Altri 4 colpi, forse 5, e dovremmo aver finito uno. Siamo quasi. Ce la possiamo fare. Me la sento senza neanche cadere. Spero almeno. Il terzo colpo. Dai, ci manca pochissimo. Resisti. Il quarto colpo. E ora è finito. Io penso di essermi veramente innamorato dei video dove si vedono questi colossi andare giù e questa musica di sottofondo. Penso sia veramente fantastica. Noi torneremo ora, come sempre, nel nostro luogo di partenza, che devo capire come si chiama, o come chiamarlo almeno. Quattro anime o fantasmi, quindi sì, credo proprio che per ogni colosso abbattuto vedremo un fantasma. Per il momento chiamiamoli così. Magari si sveglia. Perché si è avvicinato il cavallo? Non sembra che ci siano cambiamenti. E la spiegazione del prossimo nemico. Perfetto. Possiamo benissimo finire qui. Se il video vi è piaciuto, sostenetemi, commentate su come potrei migliorare e alla prossima.